Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. L'esordio a Neri con le nuove maglie a scacchi non porta fortuna a Rimini. La squadra biancorossa non va oltre il pari casalingo contro il Tutto Coio, che ha ripetuto la gara vista l'andata in terra toscana. Il gioco rimane un alibi tra Muccioli e Righetti, spettacolo non se ne vede. Se Muccioli pareva non certamente amato, con Righetti si aspettava miglior cinismo, quello che c'è stato nelle prime tre gare sotto la sua gestione. In tribuna si ricorda un amico scomparso, sul rettangolo di gioco si attende di vedere la risposta della neocapolista, che al nono crea la sua prima palla gol con questo tentativo dalla distanza di Buonaventura, senza fortuna. Prova per i gol, perché tre minuti più tardi Cicarevic serve Arlotti, che da posizione defilata si accenta, entra in area di rigore e scarica voglia e rabbia in fondo al sacco per il suo secondo centro in stagione. L'attaccante di Coriano festeggia la sua perla con tutti i compagni, abbracciando in particolar modo Adrian Ricchiuti. Neppure il tempo di festeggiare che dall'altra parte Masini serve un assist al bacio per Foggione, difesa biancorossa a spasso, da bella addormentata verrebbe da dire, ed ecco che il pareggio sembra fatto, o meglio quasi fatto, se non fosse per il piede di Foggione. Il Rimini torna ad alzare il proprio baricentro, petti in posta, Arlotti inventa, ma Guglielmo di testa non incide, mentre dall'altra parte Mancosu, dopo un bel dribbling, alza la mira. Da fuori area ci prova anche Valeriani su fine di primo tempo, ma la sfera si alza sopra la traversa, chiudendo un primo tempo non certamente irresistibile, con chi si alza dalla tribuna per pulire i vetri in tribuna stampa, chi invece aspetta di poter fare i propri ingressi in campo. Sono i bambini della polisportiva Sanges, ospiti quest'oggi del Rimini. A fine primo tempo faranno il loro ingresso nuovamente in campo per ricevere l'applauso del pubblico amico. Nella ripresa la noia la fa da padrona, Arlotti batte un corner, Petti vola di testa, ma Mancoso allontana in pericolo. Rimini che vorrebbe chiudere la pratica con questo tiro cross di Guglielmo, sul quale Mascagni si complica la vita da solo. Azione fotocopia 60 secondi più tardi, con Cicarevic servito da Arlotti, ma il montenegrino non riesce a ripetersi come all'andata. Sugli sviluppi del corner Mazzavillani saluta così la curva. Tutto Coio che prende coraggio, Paccagnini cacciallato dalla distanza, più insidioso invece il tiro di Forgione che lambisse il palo. Rimini pericolosamente in avanti, contropiede ma murato il tentativo della squadra di Righetti, mentre in pieno recupero Ciabatti dimostra di avere le cosiddette pantofole d'oro ai piedi, traversando al centro per la corrente Costalli, per lui un gioco da ragazzi, infilare l'incolpevole Scotti per l'1-1 finale. Partita che andava chiusa prima, Rimini troppo brutto per essere vero. Se la fortuna aiuta gli audaci, come si è visto a Fiorenzuola, il cosiddetto fattore C dovrà tornare a regnare in questa squadra, perché tra Muccioli e Righetti gioco se ne vede poco, così sarà difficile prendere il volo, anche se Fiorenzuola e Villabiaggio non ne approfittano.